Verso Danimarca, saranno circa 500-600 km, se non mi ricordo esattamente. Temperatura per ora freschino, ovviamente presto, il sole sta salendo, il cielo carino, però ho visto un po' le previsioni anche per dopo, prevista pioggia e altro. Colazione, perché sennò colazione e cafferino e si parte, perché sono veramente veramente mezzi cotti. Ricchi che tutti i giorni accende il forno così, tutte le sere, il giorno, di notte, per creare tipo un microclima nel bagno. Tutto il giorno così, eh. Così c'è tutto il caldino, zona tropicale, e fuori si ghiaccia. Storia manetta, ho già fatto centinaia di chilometri, adesso direzione Amburgo e Red Bull, Lyon. Abbiamo chiesto una brioche, ma ci hanno detto che hanno le brioche di pieni marzapane. Ci hanno detto why you. La brioche me la sono mangiata. Freddo. L'unico che pilota il drone col casco è Riccardo Prada. Cincia. Con questi colori sgargianti adesso si trasformano in 2GS. Raga, sta piovendo. Era acqua. Porca miseria. Manca solo la neve. Tra un po' andremo incontro anche a quello, perché in Norvegia ci sarà la neve. Poi direttamente il ghiaccio. Partiamo. Oh. Ok ragazzi, siamo ufficialmente entrati in Danimarca ed è un H, aspetta, mi illumino. Mirko, no, ragazzi, come va? C'è un po' di vento, madonna. Ragazzi, c'è un vento tremendo e insomma siamo stanchi. 130 km siamo arrivati, abbiamo fatto una vasca oggi veramente sconfinata. Vediamo dopo, scusate per il video che non si vede un H, ciao! Ragazzi, non so se lo sentite, questo è il vento. Allora, siamo in Danimarca, siamo arrivati a Aarhus, siamo a circa 100 km da Issas, dove domani prendiamo il traghetto. Allora, io non ho mai visto
tutto sto vento. Per me è stata la giornata più difficile tutta la mia vita, te lo giuro. Sei un grande, Mirko, sei stato bravo. Ho pure fermato la pulizia. La pulizia della dogana. Perché ci hanno chiesto cosa stessimo facendo in Danimarca in moto, congelati. E gli abbiamo detto le foto e loro, vabbè, dateci i documenti.